Ciao biker e benvenuto in Tecnica Pit Bike. Oggi sono già in garage perché andrò a lavorare direttamente sulla pit per risolvere un problema che purtroppo capita spesso: la fuoriuscita dei pistoncini della pinza del freno rispetto alla regolazione iniziale. Il bloccaggio dei pistoncini in una posizione esterna rispetto alla corretta regolazione può avvenire per svariate cause. Le più frequenti sono: 1. Lo sporco che si annida lungo tutto il perimetro del pistoncino impedendogli il successivo rientro, e 2. Una pompata a vuoto, ovvero una frenata senza la presenza fisica del disco del freno all'interno tra le pastiglie. Nel mio caso il motivo è proprio quest'ultimo, in quanto il mio assistente, che voleva assolutamente provare il freno a pollice, non si era reso conto che la ruota posteriore era smontata e la pinza quindi priva di disco. Due pistoncini che fuoriescono troppo potrebbero essere anche la causa di quel fastidiosissimo rumore che viene a crearsi quando la ruota è in rotazione e il disco striscia costantemente addosso alle pastiglie dei freni. Prima di andare a risolvere il problema, cerchiamo di comprendere appieno il funzionamento di un impianto frenante a disco, in modo tale da passare dalla teoria alla pratica, fugando ogni dubbio. Avvalendomi di semplici elementi, riproduco quella che è la fisica di un impianto frenante, perfettamente paragonabile a quello che è assemblato sulle nostre pit bike, in quanto: lo stantuffo della siringa inferiore rappresenta qualsiasi leva di azionamento della pompa, a piede, a mano o a pollice che sia. Il corpo cavo invece rappresenta la pompa vera e propria. Il tubicino trasparente è il tubo in treccia. Il corpo cavo della siringa superiore è la pinza del freno. E lo stantuffo invece rappresenta i pistoncini che vanno a spingere le pastiglie, che a loro volta andranno a stringere il disco, rallentando il moto rotatorio, convertendolo in calore. Il materiale con cui sono realizzati i pistoncini può influire notevolmente sulla frequenza di bloccaggio dei pistoncini stessi. Possono essere realizzati in bachelite, il materiale più economico, oppure in acciaio cromato o in acciaio inox. Tutta la fisica del sistema si basa su un semplice concetto: l'incomprimibilità dell'olio che scorre all'interno dell'impianto. Questo fa sì che a ogni azione sulla pompa corrisponda una reazione immediata sulla pinza e sui relativi pistoncini. Andiamo ora sulla nostra pit. Ci accorgiamo del problema nel momento in cui proviamo a inserire il disco del freno, che ovviamente non entra tra le pastiglie. Di primo istinto si potrebbe inserire un cacciavite per fare leva, ma molto probabilmente non si otterrà niente, anzi si possono fare danni scalfendo le pastiglie. Già da questa inquadratura notiamo come il pistoncino di sinistra fuoriesca maggiormente rispetto a quello di destra. Procediamo quindi in un'altra maniera. Rimuoviamo la coppiglia di sicurezza e in seguito il bullone che tiene fisse le pastiglie. Per pura casualità è saltato il fermo. Togliamo le pastiglie ricordandoci quale è la destra e quale la sinistra, in quanto bisognerà rimontarle nella stessa posizione. Spruzziamo un po' di pulitore per freni e lasciamo agire per qualche secondo. Poi soffiamo aria compressa per rimuovere lo sporco e il residuo liquido.
Con le dita spingiamo dentro tutti i pistoncini presenti sulla pinza, che in teoria dovrebbero rientrare senza tante difficoltà. In questa fase, se si ha un serbatoio trasparente, si può notare come l'olio in eccesso sulla pinza, che teneva fuori i pistoncini, ritorna in superficie e ne aumenta il livello. Una volta spinti tutti i pistoncini, è possibile riassemblare la pinza con gli elementi appena smontati, avendo cura di posizionarli nello stesso posto e in ugual maniera. Al termine del montaggio delle pastiglie, allontaniamole tra di loro con le mani ed andiamo ad esaminare il risultato finale. Solo dopo aver montato la ruota con il relativo disco, eseguire qualche pompata per ripristinare la corretta posizione del pistoncino ed avere una frenata costante.